Bene, benvenuti. Vediamo l'animazione di un semplice oggetto con tre piccole osse che abbiamo visto in una piccola demo che ho fatto vedere, in cui vedete, abbiamo questo batterio che dorme, insomma, che si muove e che ha due animazioni, un'animazione in cui dorme e poi un'animazione in cui quando lo tocco, insomma, vedete che si contorce. Ora, questa animazione la facciamo molto semplicemente con Blender. Usiamo Blender 2.8 perché Blender 2.8 ha un export che prima non c'era, che era il Blender GLTF, e che è particolarmente adatto per essere esportato sui giochi e non solo. Questo formato credo che sia anche molto positivo per Sketch Fab e anche per il Facebook, quindi è un formato che sta diventando sempre più importante. Mentre i formati vecchi, FBX e DAE, soprattutto il Collada, sono destinati un po' a scendere. Quindi allora, la struttura di questi video che faremo adesso è composta di almeno tre video. Un primo video in cui faremo vedere l'animazione, quindi la modellazione del batterio e tre ossa di cui è composto, il rigging, cioè che vuol dire quello per cui le ossa permettono di modificare la struttura il modo in cui si muove, e poi la generazione delle azioni che sono quelle che saranno usate dai videogame successivi. Quindi il pezzo successivo sarà l'export GLTF, vedremo come importare queste cose in Godot, vedremo le animazioni all'opera staticamente in Godot e poi vedremo un pezzo invece di scripting che ci permetterà di usare queste animazioni in un modo strutturato. Allora, questo piccolo video cappello, quindi sapete quali saranno i video successivi.